Se state vedendo questo video, vorrà dire che avrò deciso, sulla base delle visite dei primi 4, di portarvi una serie. Per cui, benvenuti nella serie ufficiale di Age of Empires 4, la mia personalissima follia, considerando che questo è uno dei periodi più ricchi dell'anno e pieni di cose. E io non ne uscirò vivo, ma sarà interessante provarci. Quindi, si torna ai Normanni, perché da questo punto in poi io sarò andato e andrò in ordine, facendole poi tutte a calare. E 1105 Bayeux. In Normandia, i figli di Guglielmo il Conquistatore innescarono un'accesa faida per il controllo dell'impero. E noi cosa faremo? Scopriamolo. Guglielmo il Conquistatore riconquistò York dai ribelli. Ora volle impartire loro una lezione per averlo sfidato. Iniziò una brutale campagna di distruzione per reprimere ulteriori resistenze. La devastazione del nord. Villaggi e colture distrutti. Pare che 100.000 uomini furono uccisi. Con spietata efficienza, Guglielmo il Conquistatore si garantì l'obbedienza nel suo nuovo regno. Ma non sarebbe durato. Sarebbe stato gettato nel caos dai suoi stessi figli. E questo l'avevamo, però lo sto rivedendo perché almeno riprendiamo da lì, eh. Quando Guglielmo il Conquistatore morì nel 1087, gli succedette il suo figlio prediletto, Re Guglielmo II, detto Rufus. Ma dopo 13 anni di regno, accadde il disastro. Mentre era a caccia, venne ucciso. Il fratello minore di Guglielmo prese il suo posto come re Enrico I. Ma c'era un problema. Al tempo, il fratello maggiore di Enrico, Roberto, duca di Normandia, era in crociata. Quando ritornò, era furioso che Enrico si fosse preso il trono. Dalla Normandia, Roberto cercò di invadere l'Inghilterra per reclamare la corona di suo fratello. Ma fallì. E ritornò a casa. Come atto di rappresaglia, Enrico contrattaccò. Contrariamente a quanto accadde nel 1066, attraversò la Manica e invase la Normandia per minare il regno di suo fratello Roberto. Il suo primo bersaglio fu Bayeux. Una ricca e splendida città, gioiello della Normandia. Enrico stava per iniziare la sua campagna, scatenando le sue forze sulla città. Bayeux stava per subire l'ira dell'esercito inglese. Eccoci. Allora, me l'ho voluta far rivedere così riprendiamo proprio da lì. Sono curioso di vedere che questo sarà il nostro primo assedio ufficiale. E avendo fatto le sfide arte della guerra, so già che cosa aspettarmi, però insomma, un conto è uno scenario di sfida, un conto è. Nella faida fraterna per la Normandia, Re Enrico I volle dare una lezione a Bayeux, una città ancora leale a suo fratello, il duca Roberto. Gli arcieri di Enrico si sistemarono fuori della città in posizione elevata e affrontarono un attacco della pattuglia a cavallo di Roberto. Dopo aver schierato le loro palizzate, gli arcieri di Enrico erano ben protetti dalle cariche di cavalleria. Sconfissero la prima pattuglia. Dove vai? Ci piace? Ma dirlo che devo farlo? No, sì, vostra. Ale. No, è il caso di rifarla? Mentre
Mentre Enrico si concentrava sulla Bayeux in fiamme, arrivarono altri rinforzi per unirsi al suo esercito. Ok, allora crea un gruppo di controllo con gli arcieri arco lungo. Sì. E crea un gruppo con i lancieri. Posso avere solo i lancieri? Levatevi di mezzo. Eccoci qua. Ok. Dunque, allora, adesso... Ah, io devo... Vabbè, io manderei un... Vieni, vieni. Venghino, signori, venghino. Provochiamoli, provochiamoli. Vieni su. Aspetta, ti deve stare antipatico sto esploratore, eh. Bene, ho capito, ho capito. Io a questo punto però farei così, ecco, vediamo tutti gli arcieri. Che... Aia, rieccoli. Palizzata, palizzata. Palizzata. Dai, dai, che si fa tranquillamente. Allora, io manderei avanti l'esplorador. Gli inglesi si avvicinarono a Bayeux e capirono che le sue imponenti mura di pietra non sarebbero state abbattute da unità semplici. Enrico avrebbe avuto bisogno di armi d'assedio e di un luogo difendibile per montarlo. Ma hanno sbragato. Allora, avrei dovuto mandare i lancieri prima. Sì, però ragazzi, non mi potete accollare con queste scritte ogni 3 secondi. Ovunque. Allora. Qui. Ma non si può fare, dai. Abbiamo capito che non si può fare. State fermi, grazie. Quindi. Fate qui le palizzate. A protezione. Allora, io devo andare a capire. Devo poter prendere quel villaggio. Che è lontanissimo, peraltro. Allora. Andiamo al cielo. Ok. E
Io non scusate, ma chi vi ha detto di andare a sfasciare roba? Per sapere, eh. Siamo. Perché vi disunite? Ok. Così dovremmo. Stare abbastanza sereni. Mi puoi... sì. Io vorrei essere ascoltato, posso? Dalle mie unità? E non averle così... fottutamente autonome su tutto ciò che fanno. Vale. Via, via, via. Dunque. Arcieri qui. Fanno un po' come gli pare in alcuni momenti, eh. Scelgono autonomamente i bersagli. Vale. Oh, dunque. Enrico, dunque, richiese i servizi di un fabbro per sostenere l'assedio. E il grosso, cosa esce un fabbro? Allora, caro il mio fabbro. Tu sarai messo qui. Cibo lo stanno prendendo. L'oro non lo abbiamo. Legna. 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 Caccia. 1, 2, 3, 4 sull'oro. E direi basta. Tu finisci qua. Così almeno abbiamo. Poi qua. Tre giusti lancieri a protezione. Eccoci qua. Intanto che facciamo altro e questo lo mettiamo qui. Torna a fare. Con un fabbro a disposizione, la fanteria di Enrico sarebbe stata ben presto pronta a costruire armi d'assedio. Dunque, sviluppa ingegneria d'assedio. Ok. L'ho già fatto, grazie. Messi giù così dovremmo essere abbastanza tranquilli, abbastanza. Forse è presto. Vediamo un po' che tipo di esigenze abbiamo per la costruzione del resto, perché non vorrei consumarmi tutto con la cavalleria. Quanto ci vuole? Dai. Un minutino. Ma solamente la cavalleria? Che si può fare qua? Sembrerebbe di sì. Dai. Quindi. La
La fanteria di Enrico poteva ora costruire arieti, armi d'assedio progettate per sfondare le mura della fortezza. Un ariete? Potremmo bucare. Qua è pieno di torri difensive, non c'è un muro effettivamente proprio pulito pulito. Ah, tre ne vogliono. Vabbè che se noi andiamo avanti con l'ariete non dovremmo avere problemi di sorta. E tre. Sì, però a me servono più unità, ragazzi. Vabbè, seguiamo quello che ci dicono, sennò magari poi il piano. La presenza di Enrico alle porte di Bayeux non sarebbe rimasta impunita. E ora le sue forze dovevano prepararsi a un attacco da parte dell'esercito di Robert. Con la potenza degli arieti, l'esercito inglese riuscì a sfondare le possenti mura di Bayeux. Sì, ma aspetta però, vabbè. Oh, fermi! Non l'abbiamo gestita proprio benissimo sta fase, posso dirlo? Cioè, mi dici fai l'ariete e fai breccia nelle mura! L'abbiamo gestita veramente da cani questa parte. Doveva essere tutt'altra roba. Proprio tutt'altra roba doveva succedere. Ma proprio tutt'altra roba. Sci vostra. Enrico respinse l'attacco, ma sapeva che finché Bayeux fosse rimasta in piedi, la città non avrebbe rinunciato a combattere. Vabbè, andiamo a sfondasse mura, su. Andiamo. Senza perdere tempo. Facciamo breccia qui. Mi sembra un ottimo punto. Così vengono giù tutti. Teoricamente dovrebbero venire giù tutti. Teoricamente. Vengono giù tutti? Vengono giù tutti. Benissimo. No, non vengono giù tutti. Le mura di Bayeux avevano ceduto e gli uomini di Enrico potevano ora riversarsi nella città. La guarnigione di Roberto oppose un'ultima resistenza per difendere Bayeux, ma Enrico non mostrò alcuna pietà. Li uccise tutti e bruciò la loro città. Sì, ma mi devi dar tempo! Scarica, scarica! Sarà un casino! Non è andata come doveva andare qui, Anche se... Si vince? No. No. Ma te stai a dormire?
Non è andata esattamente come speravamo. Ma poco e niente, vogliamo dire? Poi torno, eh. No, 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 non t'annà, non t'annà, impegnà in cose che non ti competono al momento. Bene, allora, bucare abbiamo bucato, però, teniamo su un problema. Muy grande il problema che tenemos. Fammi due alloggiamenti, va. Mamma mia, che bordello. Vabbè, comunque, il grosso è fatto. Il problema è che manca il resto. Sarebbero un pochino di problemas. Nel senso che abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare, però ci siamo scordati le truppe di supporto. Ecco, quello è un po'. Ora io dubito che loro si mettano a ricostruire perché lo scenario non sarà mai costruito così, però. Ecco. Cibo finito. Ok, una volta fatto questo, noi siamo ufficialmente. Mi danno un d'assedio più uno corpo a corpo. Ok. Lei può tornare a fare quello che stava facendo, ovvero andare a caccia. Ce l'abbiamo una qualcuno che sì. Io volevo. Vabbè, vai, vai qua, vai. Allora, si sta costruendo relativamente bene. Tutti al lavoro, tutti che fanno. Ok. I campi stanno finendo. Potenzia la fanteria, potenziala. Servirebbe un mercato volendo. Per scambiare un po' di roba, ma a noi non interessa in questo momento. Bell'arsenale adesso. Ci sono un botto di difensori di Bayou, è quello che mi preoccupa. Com'è che qua, scusate. Ma chi me lo vieta, Kim? Considerando che io ho legna per i prossimi 50 anni. Intanto che questi fanno. Vai, vai, tu macina che te frega. Perché se io riesco a mettere insieme abbastanza soldati per fare una cosa come si deve, l'arco di 5 minuti 5 l'andiamo a pulire. Freccia d'acciaio. Aumenta la corazza. No, non c'ho. Non ho grandi possibilità. Mi resta solo il potenziamento. Vai, vai. Quanti ce ne abbiamo? 34. Un po' pochini ancora. Un po' pochini. Vediamo com'è la situazione qua. Stanno tutti lì. Stanno tutti lì. Stanno tutti lì. Porca miseria. Torno a lavorare, torno a lavorare. Fatto due volte la stessa cosa, so furbissimo. So furbissimo. Mi sono fatto prendere. Allora. Servirebbe
Dati a cavallo, ma sono tantissime. Dovrei riuscire a stanarli un po'. Proviamo. Tanto questo mi buttano giù. Allora, mettiamo gli arcieri qua. Li blocchiamo. Ok. Intanto che lì facciamo unità, almeno. Venghino, venghino. Funziona. Funziona, funziona. Ok. Ma tu vieni, vieni, vieni. Non te sa che sta a fare timido. Non far timido, vieni. Non far timido, non fa. Un po' che altro si stana. Io vorrei sfasciare sta affare, ma... Sono 4? Sono solo 4. Attenzione! Adesso saranno solo 2 fra poco. Ale! Poi questo mo sfasci. Fatta, è fatta. È fatta. Che avete fatto? Avete finito il cibo? De già. E mo? A caccia d'altro. Allora, questo va bene. Io a te te volevo. All'attacco. L'importante è il fuoco. Qui, da questo qui. Su. Uno che mi sbraga questo ce l'abbiamo? No. Questo. Dentro, dentro. Allora. Scarica tutti. Attacco. Dentro, 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 si può andare. Si può andare, si può andare. Che ne hanno un botto dentro, eh. Ne hanno veramente un botto. Andiamo dentro. Dai, dai. Ale. A vedrare. Bisogna andare compattissimi, se no non se ne esce. Quanti ne mancano dentro? Che
stiamo entrando con una certa insistenza e la cosa mi aggrada molto. La camera di commercio non ci interessa, andiamo dentro. Ho un attimino riorganizzato le cose perché non stava andando come doveva, per cui adesso siamo belli belli carichi e dovremmo riuscire a chiudere nell'arco di un paio di minuti al massimo. Sto andando troppo per le lunghe e a mali estremi. A mali estremi, come si suol dire. Ok, quindi costruzioni fatte. Ora ci mancano i difensori, che usciranno fuori perché sono rade al suolo tutto. Oh, vedi che sono usciti fuori i vermi? Sono usciti fuori i vermi alla fine. L'abbiamo stanati. Che gioia. Il godimento che provoca annichilire un avversario che ti ha fatto penare le prime difese. Semplicemente a livello di tempo poi, non è che ti... Cioè uno dici, sai, ho avuto difficoltà per la difficoltà. No, è il tempo che mi hanno fatto perdere. Oh, la fottutissima Bayou. No, tira giù tutto, tutto, tutto devi dire. Mamma mentre mia. Bayou bruciava e la gente scappava terrorizzata, Re Enrico si crogiolava per la vittoria su suo fratello, il Duca Roberto. Maledetti. Ma Enrico non si sarebbe fermato finché tutta la Normandia non fosse tornata nelle sue mani. Che parto ragazzi, che parto, però è finita, evviva, è finita, pensavo che sei rimasto qui per sempre. Dunque, questa l'abbiamo vista, questo non l'abbiamo visto, no, questo l'abbiamo visto. Guglielmo il Conquistatore riconquistò York dai ribelli. Sì. Ora volle impartire loro una... Sì, questo l'abbiamo visto, questo. Dal 1100 il cavaliere medievale era tutto vestito in una cotta di maglia. Mail is really like a metal fabric. It moves and behaves like a cloth, but is actually made of hundreds and thousands of interlocking iron rings. Poteva deviare la lama di una spada. As an armor, mail didn't work all by itself. It needed the addition of a padded coat. The coat absorbed the shock of the blow, whilst the mail turned away the cut. Together, they formed an incredibly effective protection. Il primo stadio nella sua realizzazione è creare un filo del giusto spessore. Per questo veniva lavorata attraverso una trafila che aveva una serie di fori sempre più piccoli, finché non si otteneva il filo della misura desiderata. To make the rings, we wind the wire onto a mandrel. And then we take it off the mandrel and cut the rings. So I've flattened the overlapping ends of the ring and I've pierced a hole through it. And now Nick has to put a rivet in it. The basic construction of mail would be a ratio of 4:1. So each ring goes through four of its fellows. Here you can see I've made a set of five, which will then be joined to other sets of five to create a sheet of mail. La maglia veniva creata su misura. Doveva essere adattata ai piedi, alle gambe, alle braccia, alle mani e ovviamente anche alla testa. Un abile armaiolo realizzava delle forme molto precise. Of course, for more complicated parts of the body, like elbows, we can actually tailor it in two different directions at the same time. Yeah, so if we fold this in half, we have an elbow. One of the main benefits of tailoring in mail was that it meant a knight didn't have to carry a single ring of extra weight that he didn't need to.
Una cotta di maglia che coprisse un cavaliere richiedeva circa 200.000 anelli. High status knights would have had their mail edged with gold, but most importantly, it had to be functional. Con cotta di maglia, scudo ed elmo, il cavaliere era equipaggiato per affrontare le armi di quei tempi. Fighissimo, veramente fighissimo. Allora, per il momento noi ci fermiamo qua per oggi, ma a breve, non so se domani o se sarà weekend, dipenderà dalle pubblicazioni, avrei intenzione di fare da lunedì a venerdì in linea di massima, per cui da lunedì a venerdì, poi vediamo insomma, se la cosa vi piace talmente tanto che c'è una risposta senza senso alla pubblicazione, magari facciamo pure il weekend, adesso vediamo. Comunque ragazzi miei, per adesso è tutto e ci vediamo a breve.